La Compagnia Nazionale di Danza Storica, diretta da Nino Graziano Luca, si è esibita a Palazzo Ducale del Gattopardo, a Palma di Montechiaro, con un'iniziativa denominata Te Danzante dell'Ottocento. La manifestazione, portata avanti dall'istituzione Tomasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro, diretta dalla presidente riconfermata Letizia Pace, ha fatto rivivere le magiche atmosfere dei balli gattopardeschi, rigorosamente in abiti di epoca. Grazie, io sono stata riconfermata presidente dell'istituzione Tomasi di Lampedusa e per questo ringrazio il sindaco per aver riposto ancora una volta in me la fiducia. E naturalmente tanti saranno gli eventi nel corso di quest'anno. Questo è il primo evento di apertura in seno alla ricca programmazione dell'istituzione Tomasi. Con quale evento potevamo iniziare se non con il Balzer del Gattopardo, con tutto ciò che ci fa sognare e ci fa riprendere la magia e l'atmosfera del ballo del Gattopardo. E in questa dimora, d'altra parte, che è la dimora storica della famiglia Tomasi, quindi rivivere questa atmosfera, rivivere il nostro passato è di fondamentale importanza. Non nascondo che quando sono entrata in queste sale e sulle note del Gattopardo ho provato una profonda emozione. È stato un tuffo nel passato e se rivivere quel passato a noi serve per affrontare il futuro, perché senza passato non ci può essere futuro. E il nostro passato è un passato brillante, meraviglioso e quindi questo evento io lo ritengo veramente molto importante per, come inizio delle attività dell'istituzione Tomasi di Lampedusa. Dico, l'emozione anche in loro che si esibiscono qui in questa. Sì, in realtà mi hanno trasmesso anche loro questa emozione. Entrando nelle sale hanno detto: ma che bello, sono rimasti così un po' col fiato sospeso, perché veramente queste sale sono di una bellezza, di una grande bellezza. E tutti dovrebbero venire a visitarle, perché il nostro territorio è ricco di bellezza, ma sicuramente il Palazzo Ducale è un prezioso gioiello della nostra terra. Ecco, quindi loro con questa emozione sì, me l'hanno trasmessa, ce l'hanno trasmessa e sono contenta per questo, perché significa che non è una cosa bella solo per noi cittadini palmesi, ma che questa bellezza viene anche portata fuori, all'esterno. Oggi è un tè danzante, un incontro fra 5 maestri siciliani con tutti gli allievi. Siamo stati invitati dalla dottoressa Letizia Pace e con grande piacere passeremo 3 ore a danzare, a gustarci il tè, dei dolcini e anche a visitare la città di Palma di Montechiaro. Quali brani eseguirete? Quali danze farete? Ovviamente inizieremo con la mazurka dal Gattopardo, il valzer dal Gattopardo e poi c'è un repertorio di danze dell'Ottocento. Beh, sono tutte bellissime. Siamo molto affermati, abbiamo fatto diversi spettacoli come il Teatro Massimo Bellini di Catania, il Rai 1 Mattina, oggi un altro giorno, fino a qualche giorno fa abbiamo ballato questo programma televisivo e poi abbiamo partecipato anche dei film Disney su un romanzo molto famoso che però al momento non possiamo dire nulla perché. C'è un'emozione nel danzare qui nel castello che fu dei Gattopardo. Guarda, i luoghi dell'Ottocento sono bellissimi, i palazzi sono stupendi, quindi poter ballare in questi palazzi secondo me è un privilegio che abbiamo come compagnia. Allora, per me, come dico sempre, è come rivivere una favola. E rivivere l'Ottocento è qualcosa di magico, di fantastico. Solo chi lo prova può capire e può provare queste sensazioni E poi anche bellissime. questi costumi I d'epoca che costumi. danno un certo Sì, romanticismo, no? infatti dico proprio questo, è rivivere l'Ottocento è rivivere una favola, perché è solo una favola. Emozionata? Molto, molto perché nonostante ci siano tante occasioni, tutte diverse, dalla TV ai vari tè danzanti, ogni volta dico sempre un'emozione diversa. Quindi spero che tante altre persone si possano avvicinare a questa realtà meravigliosa.